perché deve difendere i propri truccioli di casa, hai capito? Questo è il problema. Perché c'è una ghiandola, l'amigdala, no? Sostanzialmente, che governa le nostre emozioni e ci mette al riparo da quello che può succedere, che è la paura. Cioè, noi ci muoviamo altalenando fra vincolo e desiderio di libertà, no? Queste sono le due, però sappiamo che sistematicamente sono connesse le due cose. Se tu non avessi questa paura, no, non potresti nemmeno avere lo slancio vitale per poter aggredire un nuovo ragionamento. Tutte le tecnologie, anche le più banali se vuoi, il raffreddamento, il frigorifero, all'inizio sono deumanizzanti, no? Poi pian piano si procede e diventano amiche fin tanto che tu non ti interroghi. Ma pensa alla scrittura, c'è un medico francese, lui ha scritto un testo dove spiegava che la lettura era drammatica, perché portava a comportamenti insani, coagulazione del sangue, problemi respiratori. Alla fondo non c'è una cosa che è tutt'altro che ovvia, è la volontà di trasformare ciò che si è.